siamo in una serra di Monopoli. Leonardo Capitani è il proprietario di questa serra e adesso ci spiegherà questo straordinario patrimonio aziendale che fa dei vivaisti pugliesi i vivaisti più importanti d'Italia. Qui siamo appunto in questa nursery, quella che noi consideriamo nursery, dove la vita delle piante inizia, in questo ambiente completamente controllato e monitorato, dove appunto le condizioni climatiche sono favorevoli alla radicazione. Io ho imparato molte cose dai vivaisti pugliesi, che sono leader in Italia e in Europa. Leonardo Capitani è stata una persona che non ha mancato di premere, di criticare anche i momenti più difficili che la regione ha affrontato con riferimento alla loro attività in connessione alla infezione di Xylella, ma è sempre stato un sostegno in positivo che ci ha consentito di superare molti scogli e ancora qualcuno lo abbiamo da superare. Dobbiamo adesso definire sulla base del nuovo decreto quelle condizioni che la regione dovrà individuare per consentire la movimentazione delle piante in deroga alle normative ordinarie. E ovviamente il nostro impegno, fermo restando che non è una decisione del Presidente, è una decisione degli uffici tecnici, il nostro impegno è a consentire a questo settore strategico per il futuro dell'agricoltura, perché saranno loro a seguire la ricerca, l'individuazione di quelle coltivazioni assieme alle aziende agricole che costruiranno i prossimi 30 anni dell'agricoltura pugliese, anche perché noi dobbiamo sostituire milioni di alberi di ulivo malati che dovranno essere sostituiti con ulivi nelle zone paesaggisticamente protette, ma che potrebbero dar vita anche a nuove coltivazioni nei luoghi dove questo vincolo non esiste. È ovvio che io conto sui vivaisti pugliesi e, devo dire, su Leonardo Capitani per definire questa riforma agraria pugliese.